Il tema di questa giornata e anche delle prossime settimane, penso che vedete molto bene lì, è una famiglia forte, la Chiesa è forte. Quindi se noi siamo forti nel Signore, anche la Chiesa di Cristo è forte. Questa mattina vogliamo vedere alcuni dei principi, no, della fondamentale per la famiglia. Quindi vi diamo un benvenuto nell'amore del Signore qui nella scuola dei discepoli. Il bello della scuola dei discepoli è che ora potete fare anche domande, ok? Quindi se avete una domanda, segnatela, dopo noi vi daremo il tempo per fare domande. Allora, che cosa noi possiamo parlare della famiglia? Allora, innanzitutto, il matrimonio, quando noi pensiamo al matrimonio, i matrimoni che perdono il loro status di santo, non è una cosa separata, santificata. E se il matrimonio non è una cosa santa e sacra, la prima cosa che molte persone pensano è: se non va bene, mi separo. C'è un divorzio. E noi, se magari qualcuno non ha passato per una cosa del genere personalmente, sicuramente conosci persone o parenti o vicini o qualcuno che ha sperimentato una cosa del genere. Non è facile mantenere il matrimonio, però il fatto è che la cosa che parte sbagliato è capire che cosa è un matrimonio. Quando non capisco che cosa è il matrimonio, io posso pensare che il matrimonio è come un contratto di affitto. Io posso andare dal padrone di casa e dire: senti, non posso più, non posso più pagare, ho perso il lavoro, me ne devo andare, quindi non ti posso, rimani tu con la cauzione o vado via. Io non posso dire questo a mia moglie, e la moglie non può dire questo al marito, perché il matrimonio non è un contratto, è un qualcosa di molto più importante. Quindi si è perso il significato tradizionale della cerimonia matrimoniale. Esiste anche oggi molto, ossia, questo senso della famiglia, o anzi più della famiglia, del femminismo, che è cresciuto molto, perché la donna, se la donna e l'uomo volevano essere come Dio, e oggi la donna vuole essere più importante ancora dell'uomo, entrambi sono importanti davanti a Dio, entrambi hanno lo stesso valore davanti a Dio, ma c'è questa competizione, il movimento femminista è molto forte. Poi c'è anche il discorso della mancanza di rispetto pubblico per i genitori e per le autorità in generale. C'era una volta che bastava che il babbo guardasse il figlio, non si doveva neanche aprire bocca il figlio, per dire: se sta prendendo qualcosa il babbo. Vi ricordate questo tempo? Forse qualcuno ancora è di questo tempo. Oggi si butta per terra, si è perso, non c'è più un senso di autorità. Non c'è più un senso di rispetto. E se non rispetta i genitori, non rispetterà l'autorità. Non rispetterà un carabiniere, non rispetterà un'altra persona. Non rispetterà un anziano, no? Ossia, non c'è più un senso di rispetto. Quindi c'è l'aumento anche della delinquenza giovanile, promiscuità, ribellione. Queste sono cose che sono dovute alla mancanza di vita in famiglia. Quindi lo standard tradizionale della famiglia, della responsabilità verso la famiglia, viene meno. Oggi molto spesso le persone si mettono insieme e non si sposano più. Andiamo a vedere come va. No? È un test drive. È come, per esempio, sai quei negozi di macchina, no? Concessionari. Dice: guarda, tu vuoi fare un test drive, dai i tuoi documenti, fai un giretto, quello ti spiega com'è la macchina. Poi se ti piace, magari, se hai la possibilità, la compri. Se no, lasci, poi magari esce un altro modello e tu vai a provare l'altro. Matrimonio non è un test drive. Non è che tu vai alla concessionaria e dopo vai a fare un giretto, ok? Quindi esiste il fatto, ossia, che adesso si accetta l'adulterio perché fa parte, è una cosa moderna, non mi devo sposare più. E quindi c'è un interesse sempre maggiore per le perversioni sessuali, perché il sesso anche, che è una cosa creata da Dio, il sesso non è frutto del peccato, eh? Che gente pensa che il sesso è nato dopo il peccato. Questa è la più grande menzogna del diavolo inerente al sesso. Il sesso è benedizione di Dio. È un dono di Dio per l'uomo, per la donna, per il marito e per la propria moglie. E quindi quando queste cose non sono concepite bene, allora tutto questo, c'è una crescita, anche se gente che viene sfruttata a causa della questione sessuale, no? E quindi tutto questo, cari, fa parte purtroppo della nostra società. Ma che cosa dice la Bibbia e il matrimonio? Il matrimonio è raccomandato da Dio nella sua parola. Allora noi vogliamo guardare alcuni versetti che parlano del matrimonio. Per esempio, già nella Genesi,
capitolo 2, versetto 24 dice: l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. E già qui, quindi, questo non è una questione, la Bibbia non deve essere aggiornata. E qua noi stiamo parlando di un principio che vale per sempre, perché Dio ha creato maschio e femmina, non ha creato un terzo sesso, non ha creato l'adulterio. E qua c'è un qualcosa anche di misterioso, perché il Signore dice che quando un uomo si unisce a sua moglie diventano una sola carne. Diventano una sola carne, una stessa carne. E allora noi sappiamo che è interessante anche un'altra cosa, che guardando questo versetto, è l'uomo che ha più difficoltà di lasciare la mamma, sua mamma. Perché dice, non dice che la donna lascerà sua mamma e suo padre, dice che l'uomo lascerà. La donna naturalmente lascia, ma spesso i matrimoni non vanno bene perché il marito, ossia porta attaccato, ossia la catenina, sempre la mamma. Allora sì, noi abbiamo parlato prima della dipendenza. Io devo dipendere dal Signore, ma il Signore ha stabilito che io, nella mia responsabilità di marito, io sì, la mamma è sempre la mamma, devo onorare i miei genitori, però se io adesso ho di fianco a me una donna che Dio mi ha dato, che è una benedizione di Dio, io sono diventato una sola carne, quindi non ci devono stare interferenze. Tra moglie e marito nessuno mette il dito, neanche la mamma del cosiddetto marito. Non deve mettere il dito. Deve pregare. Magari c'è qualcosa nella vita di tuo figlio che forse dice, ah, ma io penso diversamente. Amen, prega al Signore. Perché la persona è la famiglia che deve affrontare bene le cose. Quindi è il primo versetto. Poi che cosa dice anche la parola di Dio? Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore del Signore. È una benedizione. Forse qualcuno ha avuto una benedizione più grande, no? Nel senso che non è, a volte la personalità della moglie è un po' difficile, però deve pregare. Se io la ritengo che è un bene, io prego per lei e voglio essere di benedizione per questa persona, affinché questa persona possa crescere. Però il Signore sta dicendo che questo è un proverbio che sta parlando del dono, perché è brutto quando una persona non ha magari più la propria moglie. Perché l'uomo ha bisogno. Se tu vuoi fare una persona uscire pazza, lo metti in isolamento. Qual è il castigo più brutto nella prigione? Isolamento. Uno va pazzo, esce fuori dalla sua testa. Noi siamo stati creati per relazionarci. E quindi la relazione più intima, più profonda tra due persone è tra il marito e la moglie. Quindi la donna è un dono di Dio. 1 Timoteo 5,14 dice: dunque voglio che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governano la casa, non diano agli avversari alcune occasioni di maldicenza. Quindi il pudore, la santità all'interno della famiglia è molto importante. Queste sono cose che valgono, valevano già 2000 anni fa, oggi, e se Gesù non torna prima, tra 2000 anni sarà lo stesso, perché è parola del Signore. Quindi qual è la guida di Dio? Che uno si deve sposare, deve avere figli. Oggi, per esempio, si attaccano e non hanno più figli, hanno un cane. Non sto dicendo che non è sbagliato avere un cagnolino, eh? Non mi fraintendete, non è quello che sto dicendo, però le priorità cambiano. Voi avete coscienza che in Italia non nascono più bambini come una volta? Voi avete coscienza che in Italia la popolazione si sta invecchiando e forse la, diciamo così, l'etnia italiana è un animale in via di estinzione? Si sta scomparendo, perché? Perché le famiglie non fanno più figli. È vero che il governo non aiuta, ci sono tante, è una cosa complessa. Ma la famiglia già parte che avere un figlio è un peso, non è più un privilegio. È un'altra menzogna che è stata inculcata. No, no, io figlio voglio essere libero. Non voglio impegno, non voglio niente. Quindi, invece, guarda, deve la donna che si sposa, che ha figli, no, che aiuta a governare la propria casa, che è vigile sull'avversario. Perché lei, non essendo, in questo caso la donna vedova, non essendo più, appunto, avendo di fianco a sé una persona, invece di avere le avventure, come si usa a dire, la persona deve avere un, ossia, dopo la morte di una persona cara, che in questo caso è il marito, dentro di questo contesto, la persona, se non può stare da sola, lui dice, le vedove giovani, se una vedova ha 80 anni, oddio, capiterà anche che uno si sposa, però il buon senso, l'intelligenza che il Signore ha dato a noi. Ebrei 13, versetto 4, il matrimonio si è tenuto come?
in onore, dice la parola di Dio. Da tutti, il letto coniugale non sia macchiato da cosa? Da infedeltà. Di infedeltà. Perché? Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Un altro principio per noi. Tu magari vedi una donna che forse è più bella di tua moglie. E allora cosa fai? Sei tentato? Tutti siamo tentati. Però la parola di Dio dice che il matrimonio deve essere tenuto in onore. Quindi devo avere più dialogo con mia moglie, devo avere anche intimità con mia moglie, perché là rafforza il matrimonio, no? Per questo è importante pensare sempre bene con chi ti sposi, perché è una cosa per sempre. Marco 10, non sto dicendo che il matrimonio è, come insegna la Chiesa Cattolica, un sacramento. Non credo a questo. Però quello che il Signore ha unito non lo deve separare l'uomo. Quindi per me, più che quello che dice la teologia cattolica, è quello che dice la parola del Signore. Spegniamo i cellulari. I cellulari non servono proprio in questo momento, e neanche prima. Allora, Marco 10:9. L'uomo dunque non separi quel che Dio ha unito. Quindi, importante. Romani 7:2. Infatti, la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito. Il Signore naturalmente dice, se una persona diventa vedova o se uno diventa vedovo e vuole risposarsi, è libero nel Signore di farlo. E questo è chiarissimo dalla parola di Dio. Filippesi Paolo dice, quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Quindi questo vale anche per la famiglia. Questa deve essere la direzione, il mio sforzo, dove io metto il fuoco, no, della mia vita. Tutto quello che porta onore, cose giuste, pure, amabili, deve essere la volontà del Signore. Chi è l'architetto della famiglia? Tu magari hai un ingegnere, un geometra, che ha fatto il disegno, il progetto per l'appartamento, per la casa, per un capannone, per una chiesa, per qualsiasi cosa. Ma l'architetto della famiglia chi è? È il Signore, no? È il Signore. Guarda bene quello che dice la parola di Dio. Se il Signore non, guarda il verbo, non costruisce la casa, e lui non sta parlando della casa nel senso pareti, tetto, bagno, salotto, no? Camera da letto. La casa qua inteso la famiglia. In vano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, in vano vegliano le guardie. Quindi io devo dipendere dal Signore. La casa è costruita dal Signore. È in vano, tutto è in vano. Quindi Lui è l'architetto di questa casa. Allora, Dio che cosa fa? Sapendo che ha creato la famiglia, sapendo che ha creato un essere, che siamo noi, che dobbiamo relazionarci con altre persone, allora il Signore dà la soluzione alla solitudine. Non so se avete mai fatto caso, Adamo, la parola di Dio, quando il Signore lo ha creato, c'era lui, c'era tutti gli animali, tutti gli esseri viventi erano già vivi, e il Signore ha dato a lui l'incarico di dare il nome a tutti gli animali che c'erano. Questa è parola del Signore. Però, che cosa, come si sentiva Adamo? Il Signore stesso ha visto che lui era solo. Ma scusate un attimo, lui era solo? C'erano tanti animali, tante cose. Ma poi, aspetta, lasciamo da parte gli animali. Non c'era il Signore. C'era il Signore insieme ad Adamo, eppure lui era da solo. Non che Dio non fosse con lui, il Signore era con lui, ma il Signore aveva creato un essere che doveva relazionarsi con un'altra persona. E Dio lo fa così, ossia, il Signore fa la donna così legata all'uomo che anziché prendere polvere, come ha fatto con Adamo, lui prende la polvere già trasformata, ossia la carne, per fare la donna che deve essere di fianco a lui, che lo deve accompagnare. E quindi nella Genesi, noi leggiamo per esempio in Genesi capitolo 2, versetto 18, poi Dio disse al Signore, non è bene che l'uomo sia da solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Quindi l'essere umano è stato creato per avere, l'uomo è stato creato per avere una donna di fianco a sé. Infatti basta vedere un uomo da solo, quando se la donna lavora, o se magari per un corso deve andare fuori, quando torna cosa trova a casa? Mamma mia, che cosa c'è stato? Un terremoto, un tufone, un qualcosa, una tempesta. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi
e tutti gli uccelli del cielo, li conduce all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati, perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. E quindi il Signore ha fatto il primo intervento, no? Il Signore fece, in Genesi capitolo 2, versetto 21, dice: allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo che lo addormentò, prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore con la costola che aveva tolta all'uomo formò una donna e lo condusse all'uomo. E l'uomo disse, quando ha visto Eva per la prima volta: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è tratta dall'uomo. Quali sono quattro pilastri per un matrimonio? Pilastro è quello che sostiene, no? Allora, dalla parola di Dio, sempre da Genesi capitolo 2, in breve, quattro pilastri. Allora, la prima cosa è che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non avevano vergogna. Quindi c'era un rapporto estremamente trasparente, non c'era nulla da nascondere, non c'era la cattiveria, perché qui è sia prima che il peccato fosse entrato nel cuore dell'uomo, però vedete il principio, sia che io lascio la mia famiglia, mi unisco a mia moglie e ho un rapporto, no? Non soltanto intendo fisico, ma di relazione interpersonale che è profondo e è di benedizione. Quindi qual è il primo pilastro? Lasciare, l'uomo lascia. Quindi una questione, qual è lasciare qui? È geografico? Perché non deve vivere. Allora, quante famiglie magari per un discorso di denaro, di sforzi, di sacrifici? Ah, allora, mio figlio si è sposato, però adesso vive ancora con noi, con la moglie, in una camera. Io sconsiglio questo. Questi sono solo problemi per la mamma, che è anche suocera, e anche per chi, ossia, si è appena sposato. Non va bene, non lasciare geografico, è un congedo anche emotivo, il cordone umbilicale deve essere tagliato, no? Ossia, perché adesso si è legato alla moglie. Quindi questa storia che c'è l'uomo, la donna e la mamma di lui o la mamma di lei, non funziona così. Questo creano problemi. Non vuoi problemi? Fai quello che dice la parola di Dio. E poi è un congedo anche finanziario, se mi devo dare da fare, io dipendo da Dio, ma il Signore ha detto che io devo lavorare, devo darmi da fare. Poi il lasciare l'uomo, ossia un congedo sia per lo sposo che per la sposa, quindi anche lei, no, dice il Signore ha detto lasciare, l'uomo lascerà la sua casa, anche la donna deve lasciare la sua casa. È un congedo anche per i genitori, ossia quando si ritrovano con il nido vuoto, ai mia figlia, ai mio figlio, lo tratta ancora come se fosse un bambino di 5 anni. No, è un uomo, sarà sempre tuo figlio, sarà sempre tua figlia, ma dai responsabilità, dai spazio a loro. Poi produce anche un contesto per la crescita, che loro devono crescere. Non vuoi vedere tuo figlio, tua figlia che sa gestire una casa? Che sa gestire la propria famiglia, e quindi implica che la dipendenza tra i genitori e i figli sia temporanea, cioè finché io ero sotto le ali dei miei genitori è un conto, dopo io devo prendere le mie responsabilità. Quindi chi non è sposato si deve sposare, se è unito con una donna si deve sposare, deve dire io prendo la mia responsabilità, però anche a questo io voglio, devo costruire una famiglia dove noi abbiamo il nostro spazio. È difficile, è molto difficile nei nostri giorni. Perché? Perché per tanta serie di cose che noi sappiamo, lavoro e tante altre cose, però ciò non toglie il fatto che io non mi devo dar da fare per costruire bene la mia famiglia. Perché dopo io non sto bene, mia moglie non sta bene, e dopo se nascono un bambino, immagina che situazione, molto, molto, molto difficile. Il secondo, cari, è l'impegno, ossia si unirà a sua moglie. Quindi c'è lasciare, diceva il versetto, ma c'è unirsi alla moglie. Questo unirsi che cos'è? Un impegno per quanto tempo? Permanente. È una relazione monogamica. Che cosa vuol dire monogamica? Con una persona. Due persone insieme. Io non posso, si usa molto dire qui in Italia la scappatella, no? Questo no, cari. Questo, ah, vabbè, lui ha fatto la scappatella, poi ho fatto pure io. Questo non è dal Signore.
Questo non è dal Signore. E ossia, è difficile? È difficile, ma allora tu devi avere occhi per tua moglie, tu devi avere occhi per tuo marito. È una relazione esclusiva, nessuno deve entrare, ossia una cosa santa, sacra. E anche per esempio, qui quando parliamo della discorso anche dell'intimità, ossia una coppia che si è sposata deve dormire insieme, deve avere intimità insieme. Perché se no, veramente, noi incominciamo a trovare non solo il pelo nell'uovo, ma incominciamo a creare problemi sia per la moglie, sia per il marito. Entrambi, marito e moglie, devono avere questa intimità, perché il Signore ci ha creato in questo modo, perché uno deve soddisfare l'altro. Quindi l'uomo non deve soddisfare se stesso dal punto di vista sessuale, deve soddisfare la moglie. E la moglie deve soddisfare il marito. E quando c'è questo sentimento, questo senso di amore, fatto con amore, non solo per obbligo, perché obbligo qua non serve a niente, è amore. È nel dare che tu ricevi. E nel dare amore, allora la tua famiglia è costruita bene. So che a volte un bambino, la Rosa è un bambino piccolino, allora deve allattare, è piccolino, sta nel letto con il papà e la mamma. Però cari, anche in questo i genitori devono capire che i figli devono dormire nella propria camera, devono accudire i figli, devono aiutare i figli, magari è malato, sta lì, dopo le 3 di notte non ce la fai più, il bambino è lì, a posto, non succede niente. Però se è una cosa fissa che c'è la madre, in mezzo c'è il figlio e poi c'è il marito, non va bene. Non è quello che il Signore vuole, ossia ci vuole lo spazio, i figli devono comprendere che c'è lo spazio dei genitori. Se poi la mattina fanno un'invasione, vengono tutti quanti nel lettone insieme ai genitori, questa è una grande benedizione, una grande festa. Però la moglie e il marito devono avere una relazione esclusiva. E dice la parola di Dio che saranno una sola carne. E per avere, ossia questo vuol dire avere unità, ossia ci vogliono due persone. Io non posso essere una sola carne in me stesso. Ci vogliono almeno due persone. E ci vuole una persona del sesso opposto, anche che sia chiaro questo. Noi crediamo nella relazione tra un maschio e una femmina. Dio ha creato solo maschio e femmina. Se oggi esistono, esistono nel senso, hanno creato, inventato più che creato, perché Dio crea, l'uomo inventa. Se hanno inventato dei termini diversi, non è quello che il Signore ha creato. Ciò non significa che tutti perderanno la propria identità. Tu continui ancora a essere te, tua moglie continua a essere lei, però siete diventati una sola carne. Ciò non significa che il più debole sarà dominato del più forte, perché magari il marito, magari che ha la personalità più forte, ma se ama la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, sarà un bravo marito. Non è perfetto, non è perfetto come io non sono perfetto, ma dobbiamo somigliare al Signore. Ognuno continua a essere quello che è e molto altro per essere completato dall'altro. Quindi è l'altro che mi aiuta a diventare migliore. La parola di Dio dice nei proverbi che il ferro furbisce il ferro. Avete mai visto il macellaio che cosa fa prima di tagliare la carne? Lui prende il coltello, prende la filatura, perché non ha usato una spugna? Perché non ha usato il polisterolo? Perché non forbisce. Due persone si affilano a vicenda, non per farsi male, ma per essere migliorati, aggiornati, sviluppati nel Signore. Quindi durante il periodo di corteggiamento, l'impegno, l'unità spirituale deve essere sviluppata. Ossia la persona che sta conoscendo una persona ancora, no? Che ancora non ha sposato, io non devo, ossia, prima mi unisco fisicamente e dopo cerco il Signore, no. Prima conosci la persona, conosci bene la famiglia, perché quando ti sposi anche un po' con la famiglia. È vero che ognuno deve avere la sua casa, la sua vita, però la mamma di lui diventa tua mamma, il padre di lei diventa tuo padre, quindi c'è un'unione di due famiglie. E quindi deve prendere tutto il pacchetto, anche se hai casa tua. Quindi deve amare, deve sostenere loro. No, a domenica tutti quanti a casa tua. Cioè, bisogna vedere bene. Quindi è una espressione fisica, il matrimonio è emotivo e anche spirituale. Numero 4, l'intimità. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non avevano vergogna. Quindi c'è, perché? Perché c'era un'intimità anche spirituale. Loro avevano un rapporto perfetto con il Signore, perché non c'era il peccato, e quindi potevano avere un rapporto perfetto, non c'era un conflitto. Se Dio ha creato l'essere umano per relazionarsi con il prossimo,
e qua ancora non c'era il peccato. Quindi la relazione con Dio era perfetta, con il prossimo era perfetta. È entrato il peccato nel mondo, con Dio non andava più bene, e con il prossimo, anziché unirsi, c'era rivalità, ossia c'era guerra. Quindi c'è intimità spirituale, intimità intellettuale, no? Lo stesso pensiero, emotivo e fisico. E qua ribadisco, io non posso dire che amo mia moglie se non cerco mia moglie, se non sto insieme a mia moglie, e viceversa. Deve essere l'essere umano è fatto di due cose, di corpo e di spirito. E quindi c'è questo legame che il Signore ha dato a noi. Qual è il proposito? Sto andando già verso la conclusione. Quattro propositi di Dio per il matrimonio. Se ci sono i pilastri che sostengono il matrimonio che abbiamo visto, qual è il proposito di Dio per il matrimonio? Il Signore ha uno scopo della alleanza. L'alleanza è molto importante, ok? E allora Cristo Gesù ci fa capire quali sono i primi passi. La parola di Dio dice, abbiamo già letto, vogliamo dirlo tutti insieme? Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore del Signore. Quindi uomini, valorizzate la propria moglie. Fare un elogio, portare un fiore, ringraziare, essere gentile, partecipare anche ai lavori in casa. Questo non è una dannazione, questa è una benedizione. Riconosce, non lamentarsi sempre della moglie, no? Dopo la facciamo una testa così grande e dopo le fa il muso, naturalmente, perché io ho fatto fare il muso, e dopo dico, oh, ma che cosa hai? Come che cosa ho? Io ho quello che tu mi hai dato. Tu mi hai fatto diventare con il muso così, quindi tu hai piantato, adesso raccogli. E dopo la sera cerca la moglie dice no. E allora cosa vuoi? Chi cerca trova, ma chi anche semina così, dopo raccoglie quello che non vuole, ok? Allora, quali sono l'obiettivo di Dio? Primo, cari, è questa associazione, o in inglese la partnership. Dio ha dato all'uomo e alla donna l'uno con l'altro come essere compagni per tutta la vita. Quindi c'è una vera compagnia che cresce, ossia siamo una squadra. Avere quella confidenza, avere quel senso, ossia, di stare uniti, no? Nell'unione matrimoniale che è unità emotiva, spirituale e fisica. La parola di Dio dice, guarda, questo è un versetto molto chiaro, il profeta Amos, che dice, due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati. Qua sta parlando di due uomini, ma io posso applicare questo principio anche per la famiglia. Se io non vado d'accordo con la mia moglie, posso camminare con lei? Posso fare anche le spese insieme a lei? Posso pregare con lei? Posso adorare il Signore? Posso leggere la parola? Posso dire che la amo? No, usciranno solo cose brutte. Allora io devo mettere le cose a posto. Numero due, io devo anche il piacere, fa parte. La relazione matrimoniale, tuo compagno, sono i regali speciali di Dio per te. Il vero godimento della tua compagna crescerà dall'autocontrollo e dal cuore di un servitore. Se tu sei un dittatore in casa, le cose dopo non funzionano bene. La moglie magari ti sopporta, ma non ti ama. Non dice niente, perché dopo non vorrà dire più niente, perché diventa un pozzo di acqua dove non c'è più l'acqua, perché non c'è amore. Allora ci vuole questo piacere. E non parliamo della questione solo fisica, di stare insieme. E magari anche quando la moglie sta triste, o il marito sta triste, mi devo fare una domanda. Forse ho fatto qualcosa che non dovevo? Non ti deve privare della tua personalità. Ma io devo fare in modo che nell'autocontrollo, che è frutto dello Spirito Santo, scusate, io devo cercare di benedire la vita di mia moglie. Proverbi 5:18 dice, sia benedetta la tua fonte e trova gioia nella sposa della tua gioventù. Tu dove vai a bere? Nella sorgente d'acqua. Tu dove vai a trovare il piacere per la tua vita? Non è la donna del vicino, vai a casa tua con la tua moglie. Questo è quello che sta dicendo la parola del Signore, il piacere. Numero tre, anche per quanto riguarda quando arrivano i bambini, l'essere genitore. Il primo comando di Dio nelle scritture quali erano? Che si dovevano essere fecondi e moltiplicarsi. Quindi Dio vuole che nel mondo ci siano persone. Ossia è un comandamento di Dio. Non sto dicendo che una famiglia ora deve avere 7, 8, 9, 10 figli. No,
non è questo. Però non avere figli affatto, ossia io in certo modo, ossia tranne naturalmente ci sono questioni che magari una famiglia non ha potuto avere figli, non sto parlando di questa questione qua, ma sto dicendo che il mandamento generale, non sto entrando nello specifico di tante situazioni che esistono nel mondo, ok? Però il principio è che una coppia deve avere figli. La parola di Dio dice: Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Oggi esiste la madre terra, quindi noi non dominiamo la terra, il creato che ha dominato noi. Tu non puoi spostare nulla perché è proibito, non puoi fare, deve conservare il creato. Ma il Signore sta dicendo che il primato è dell'essere umano. L'albero è importante per me, ma più importante che un albero è la vita di una persona. La gente vuole l'aborto, liberazione dell'aborto, ah, ma un albero non si può tagliare. Allora forse non ho capito. L'albero non si deve tagliare, ma non si deve distruggere e uccidere la vita di un bambino. Ah, sai cos'è? Era indesiderato. No. Allora dovevi pensare prima. Quando fai uno più uno, che cosa fai? Fai due. Se tu metti un maschio con una femmina, che stanno insieme, che dormono insieme, è il momento giusto, che cosa fa? Nasce un bambino. È una legge di Dio. Ah, è successo, lo sapevi tu già prima che era così. Quindi Dio non approva l'aborto. Numero 4, perfezionamento. Nell'intimo rapporto del matrimonio si diventa consapevole delle carenze del proprio partner. Perché man mano vivi con quella persona, tu dici, questa persona, mia moglie ha un limite, mio marito ha un altro limite. Io so fin che dove, quale punto può arrivare. Allora il tuo partner, che è anche ben consapevole delle tue mancanze, Dio usa sia le tue debolezze che le tue forze per affinare, conformare te e tuo partner all'immagine di Cristo. In poche parole, devo aiutare mia moglie a somigliare più a Gesù e mia moglie deve aiutare me a somigliarmi più a Gesù, che è compito difficile, attraverso la parola di Dio, cercando il Signore, ok? La Bibbia dice: perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Guardate bene che la parola di Dio dice che li ha predestinati a essere conformi all'immagine di chi? Del figlio. Chi è il figlio? È Gesù Cristo. Lui è il modello per noi. Qual è il tuo modello di matrimonio? Il concetto di alleanza è intrecciato attraverso l'Antico e il Nuovo Testamento. Il modello per noi cristiani. E dà un senso, ossia, tessendo una stoffa, no? Ossia, d'amore, lealtà senza fine tra Dio e il suo popolo. Quindi noi prendiamo l'esempio di Dio con il suo popolo e usiamo questo come modello tra il rapporto tra un uomo e una donna. Ossia, la lealtà di Dio, quindi i vostri matrimoniali rispecchiano la stessa devozione fedele, l'espressione di un impegno a vita tra quante persone? Due persone, ok? Allora, qual è il modello di matrimonio di Dio? Il matrimonio è un patto, non è un contratto. È un patto in cui un uomo e una donna sono legalmente e spiritualmente uniti come marito e moglie. Non è la cerimonia, mi sono esposto, non è comune. Sì, tutto questo è importante. Ma quando stai con tua moglie, che sei unito con tua moglie, e perché per questo molta gente non ha capito, io solo ho dormito con quella ragazza, io ho fatto tante ragazze. Quello non ha capito che si sta unendo con tante persone e non è quello che Dio vuole. Allora, se tu hai fatto questo prima di conoscere la parola, il sangue di Gesù Cristo ti purifica da ogni peccato. Amen. Però ora che io sono in Cristo, io voglio vivere secondo il comandamento del Signore. Non è perché sono in Cristo, Gesù perdona, allora oggi sto con questa, domani sto con l'altra, e ho trovato una ex su Facebook. No, guarda, oggi noi viviamo nel mondo che è così. Allora tu devi pensare prima. Perché dopo noi abbiamo un impegno, perché il matrimonio è molto più che la cerimonia, è molto più che andare a comune a mettere due firme. Il matrimonio è qualcosa che è dato da parte del Signore. Guarda bene Malachia. Eppure dite, perché? Perché il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da una...
patto. Quindi non è un contratto, è un patto molto serio. E un giorno noi farò con un esperimento per farvi capire che cosa vuol dire questo patto. Magari la prossima settimana riusciamo a fare. Malachia 2 dice: ma direte voi, non c'è uno che fece così e tuttavia lo spirito rimase in lui. Ma perché quell'uno lo fece? Perché cercava la discendenza promessa da Dio. Badate dunque al vostro spirito e nessuno agisca slealmente verso la moglie della sua giovinezza. Quello che valeva nell'Antico Testamento, quando pensiamo al matrimonio, vale per noi oggi. Loro non andavano al comune per sposarsi, non c'era neanche un comune. Non c'erano i tricolori, non andavano là, adesso mette la firma qua. Vuoi tu sposare? Andava nella tenda dove vivevano, andava nella casetta, questa è tua figlia. Nove di Isacco e Rebecca, per esempio. Quella, sei sposata, è stato insieme a lei, è diventato sua moglie per la vita. Allora io devo pensare bene. Così non sono più due, ma una sola carne. Dove è che abbiamo letto questo? Nella Genesi. E chi è che dice questo? Gesù Cristo. Dove? Nel Nuovo Testamento. Non è cambiato. Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Il patto del matrimonio non è solo tra due persone, ma tra due persone e Dio. Tu devi avere un matrimonio a tre, altrimenti non ce la fai. Oh Fabiano, ma che cosa stai dicendo? Matrimonio a tre? Io e due donne? No. Una donna e due mariti? Neanche. Tua moglie, te e Dio. E il Signore. Altrimenti il matrimonio non può vivere, perché è Lui che ci dà l'amore, è Lui che ci fa capire le nostre differenze. Allora, ebbene, io ho finito per oggi, ma voglio sapere...